Allora, dobbiamo trovare un nuovo piano per dividere Tommy da Ruby. Ah, oh, è il mio cellulare. Scusa nonno, ma devo andare a rispondere. Sì, ok. Oh, è una telefonata importante, vado fuori. Ah, ok, io ti aspetto per definire il piano, eh. Ultimamente Grace è molto strana. Si nasconde sempre quando deve fare le telefonate, se ne va via, senza dire niente. Qui c'è qualcosa che mi puzza. Emma, vai ad ascoltare la telefonata. Ma nonno! Forza! Ah, ok, ok. Sì, pronto? Sì? Mm-hmm. Sì, lo so, mio nonno non sa niente. Deve restare un segreto. Ok, ci troviamo fra mezz'ora al parco. A dopo. Allora? Ha un appuntamento segreto con una persona segreta. Ecco, lo sapevo che c'era qualcosa che non andava. Ah, nonno, mi dispiace, ma il nostro piano dovrà attendere. Devo andare? Ah, sì? E dove? In biblioteca a studiare. Ciao, ciao! Non è vero, non devi andare in biblioteca. Con la persona che era al telefono ha detto che doveva trovarsi fra mezz'ora al parco. Ci ha mentito. Beh, io direi che abbiamo tutti i presupposti per indagare. Dobbiamo inseguirla. Sì, ma se ci scopre? Non lo farà, perché non userò la mia auto. Ma andrò a farmi prestare quella del vicino. Wow, che idea geniale! Forza, muoviamoci. Ok, ci siamo. Ehi, Harry, sono qui, che succede? Ah, ciao, Jim. Mi servirebbe un piacere. Potresti prestarmi la tua auto? La mia auto è a riparare. Ma se vuoi, posso prestarti quella di mia figlia. Ok, va bene. Perfetto, vado a prendere le chiavi. Wow, Grace non penserà mai che siamo su questo maggiolino rosa. Già, quest'auto è perfetta per il nostro scopo. Sì, ma nello stesso tempo un'auto rosa potrebbe dare dell'occhio. E se Grace guardasse attentamente dentro l'auto, ci scoprirebbe. Già, mi sa che dovremmo trovare un travestimento. Wow, come gli agenti segreti! Già, come gli agenti segreti. Ok, siamo pronti per partire. No, non sei troppo buffo. Sì, ma così Grace non lo riconoscerà mai. Già. Forza, andiamo. Ok, dalla telefonata io ho sentito che dovevano trovarsi al parco. Quindi dovremmo esserci. Sì, giusto. Occhi aperti. Ehi, eccola là. Forza, nascondetevi. Sì, certo. Mi metto qui sotto. Oh, io sono super nascosto. Vediamo un po' che nascondi, nipotina. Ehi, ciao Ruby. Ciao Grace. Ecco Ruby. Ecco, lo sapevo. Quella è una porta guai, proprio come sua nonna. Ma nonna, aspetta a giudicare. Esatto, ha ragione Emma. Ah, zitti voi, ne sono sicuro. La famiglia non mente. Allora, sei pronta per le prove? Ah sì, sono super emozionata. Dai allora, andiamo. Ok. Ehi nonno, guarda, stanno andando via. Ok, io sono pronto per l'inseguimento. Sono proprio curioso di vedere dove andranno. Oh mamma, perché mi sono cacciata in questa situazione? Ma quella è casa di René. Lo sapevo che quella megera era coinvolta. Ora mi sente. Aspetta nonno, fermati, hai ancora il... travestimento. Oh mamma. Un attimo. Sì? René? Henry? Sei tu? Sì, perché? Si può sapere che ci fai con una parrucca e vestito in quel modo? Caspita. Lascia perdere i convenevoli e veniamo al succo del discorso. Tua nipote Ruby ha portato mia nipote Grace sulla brutta strada. Cosa? Ma che stai dicendo? Hanno qualcosa da nascondere. Grace ultimamente è molto misteriosa. Si apparta per fare le telefonate e va via senza dire niente. Oggi l'ho seguita e si è trovata al parco con tua nipote. E poi sono venute qui. A fare cosa?
Ah sì, sulla brutta strada. Forza, vieni dentro e vedrai tu stesso. Poi mi aspetterò delle scuse. Eh? Ehi, ma dove ci porti? Dobbiamo andare giù in cantina. Oh, forse vuole ucciderci e mettere i nostri corpi in cantina. No, smettila, Henry! E muoviti! Ecco qui le tue attività losche. Qui Emma, Max. Beh, ecco, ti ha seguito. Pensava che tu, Ruby, l'avessi portata su una brutta strada. Cosa? Nonno. Sì, beh, ultimamente eri così misteriosa, ci nascondevi tutto. Partivi, non ci dicevi dove andavi. Sì, non ti ho detto niente perché so che a te non piace questa musica. Volevo trovare il momento giusto per dirtelo. Avevo paura che ti saresti arrabbiato. Oh, tesoro del nonno. Ma che dici? Forse questa non sarà la mia musica preferita, ma ora che la suoni tu, la diventerà. Nonno. E poi ascoltandola bene non è poi così male, ti dà una bella carica. Io appoggerò sempre le passioni dei miei nipoti, purché siano sane. Quindi, evviva la musica rock! Oh, nonno. No, che volta faccio. Anzi, dato che ci siamo, mi fareste sentire un altro pezzo di canzone? Ah, volentieri. Voi che dite? Certo, io ci sto. Anch'io. Che c'è? Io starei ancora aspettando delle scuse. Hai fatto delle accuse ingiuste a me e a mia nipote. Oh sì, beh, ecco... Zitta, zitta, voglio ascoltare.